Castellaro è sempre una bomboniera da visitare con tutte le sue meraviglie all'interno e all'esterno, quindi grazie a tutti gli ospiti che sono venuti. Il prossimo weekend sarà ancora 3 giorni, quindi vi aspettiamo ancora più numerosi. Ci sono 20 espositori di giardini, che fanno giardini, sono 20 espositori, arrivano addirittura da Siena, quindi sono venuti un po' da tutta Italia, quindi li ringrazio perché vuol dire che Castellaro è interessante. La nostra associazione, appunto, che è la SD Pasino Castellaro, organizza da qualche anno questa bella manifestazione. A Castellaro poi diciamo che abbiamo la bellezza naturale, il borgo è meta continua di visitatori, pertanto ci riesce sempre molto bene. A Castellaro la gente viene per diversi motivi. Abbiamo il tamburello, si mangia bene, c'è tutto un contorno di cose che fanno sì che Castellaro sia sempre pieno di gente, ecco, così. Abbiamo fatto il massimo che si poteva fare perché le richieste erano di 200 posti, noi non li abbiamo e abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, insomma, ecco. Adesso speriamo nel tempo che ci dia una mano perché poi riprendiamo venerdì, sabato e domenica prossima, domani ancora e così, ecco. Questo è un evento importante, innanzitutto per il numero di anni in cui questa manifestazione viene svolta e soprattutto perché è l'inizio della promozione turistica del borgo di Castellaro Lagusello, considerando che Castellaro Lagusello è stato individuato per l'Alto Mantovano come una delle mete di Expo 2015. Quindi credo che questo sia un valore importante in cui una comunità come quella di Castellaro, piccola ma che ha un cuore grande in termini di impegno e di attività, il tamburello e tutte le famiglie che si rendono disponibili aprendo i loro luoghi. Quindi questo è un elemento importante perché la promozione passa attraverso le idee ma anche la disponibilità della gente e credo che quando si parla di sinergia, la sinergia deve essere a 360 gradi perché comunque il ritorno è un ritorno per tutti i soggetti, sia da un punto di vista commerciale, sia da un punto di vista di valorizzazione delle proprie anche attività e di valorizzazione per noi di quello che è il territorio, perché questo è quello che il GAL, in modo particolare delle colline moreniche, il Parco del Mincio, riescono a mettere in rete perché una comunità green possa effettivamente trarre un beneficio importante da queste manifestazioni in cui i fiori rappresentano l'elemento importante e di eccellenza.